Voglio farti questa domanda. Le scuole d'arte uccidono gli artisti? Sì. Dipende che vuoi fare, nel senso, ovviamente considero arte tutto quello che la gente genera spontaneamente da loro stessi, quindi mio fratello fa l'architetto, disegna un sacco di cose, mio fratello non fosse andato a studiare non avrebbe mai potuto fare l'architetto, quindi ovviamente sto parlando di determinati campi. Sì. E secondo me se vuoi fare il pittore non devi andare a studiare dipinti, andare a studiare come si dipinge, ok? Perché se tu vuoi fare il pittore, tu vuoi disegnare, ok? Se okay. tu vuoi disegnare, disegni tutti i giorni. E dopo 6 anni che disegni tutti i giorni, avrai un tuo stile, sarai arrivato a un punto nella quale tu dici, oh, adesso faccio questo, se ti piace lo continui, se non ti piace cambi. Comunque, cioè, la cosa principale è che quello che hai fatto è tuo, sì. sei tu. Quindi è inconcepibile l'idea di avere in un futuro prossimo delle scuole di rap? Io spero che sia inconcepibile, sì. Ok. Sì, sì. Almeno per la cosa che faccio io. Cioè, per quanto riguarda il rap, spero che non esista una cosa del genere. Ovviamente se vuoi cantare vai a scuola di canto, ma ci mancherebbe altro. Sì. Cioè, se vuoi fare l'artista, vuoi cantare, vuoi fare il cantante, è ovvio che vai a scuola di canto. Oppure impari da solo, però è più difficile, puoi imparare da solo, ti diventano un sacco di esempi e di amici, ma tu non sono mai andato, cantano benissimo. Però ovviamente se vuoi fare un determinato tipo di cosa, un tipo di percorso, è giusto che tu vada a studiare canto. Come se vuoi suonare, puoi imparare a suonare il pianoforte e la chitarra a casa, tutti i giorni, sbagliando. Puoi andare da qualcuno che ti fa saltare determinati step di errore e ti porta al punto ovvio. Io sì. sto dicendo che tu non puoi basare, ok, diciamo, la tua arte su quello che hai imparato in una scuola, ok? Perché inconsciamente quelle cose ti avranno comunque influenzato, ti avranno cambiato. Poi c'è qualcuno che infatti mi ha detto, ah, però comunque anche quelle sono cose che ti hanno preso, ti hanno influenzato, quindi sei tu anche quello. Sì. Secondo me no. Secondo me il fattore esterno di un insegnante, quindi l'insegnante è colui che detiene la verità, tu sei lo studente, quindi l'insegnante, no, arriva e ti dice che tu devi fare così, ok? Sì. Tu pensa, faccio un esempio stupido, tu pensa, non lo so, a Picasso gli dicevano, qua, secondo me tu le teste le devi fare così, la testa che hai fatto tu è storta, cioè non sembra una testa, quella cosa è storta. Poi ovviamente io ho visto gli amici miei che studiano queste cose, che lo fanno, mi hanno fatto vedere dei disegni di Picasso, per esempio, che sembra che l'ha fatto in Giotto, okay? Ok, però quella non era la roba che Picasso ha voluto che passasse come la sua, capito? Sì, sì. Quindi, nel senso, c'è modo e modo di imparare le cose, c'è modo e modo di apprenderle. Poi magari questa, ripeto, è una visione mia, sì, e sì. questo è come la vedo io. Che la gente mi dice, ah, tu hai lasciato scuola, quindi dici così. Ma non era intesa in quel senso là. Io a scuola non studiavo quello che poi era la mia passione o la cosa della musica, no? Andavo sì, lì sì. perché andavo a scuola come tutti quanti.